Siamo molto contenti che presenti il Consiglio regionale ci abbia invitato questa mattinata e che abbia trovato luoghi e sicuramente attività che lo stanno soddisfacendo molto. Abbiamo fatto una prima parte della visita all'IBV illustrando la situazione di criticità che sta vivendo questa storica cooperativa del Vietro di San Giovanni Valdarno. Poi abbiamo visitato la mostra Masaccio Angelico, una mostra che sta risolvendo un importante successo con numerosi visitatori, che è stata realizzata anche grazie all'impegno importante della Regione Toscana. E poi dopo andremo a visitare nell'area sud di San Giovanni Valdarno un'altra realtà industriale che è sicuramente molto più florida e attiva rispetto all'IV che è ABP. Quindi per noi è un modo di far vedere e far conoscere alle istituzioni regionali il nostro territorio, come lavora il nostro territorio e anche le difficoltà che sta vivendo in questo momento il nostro territorio. Quanto è preoccupato il sindaco di San Giovanni sulla vicenda del Vietro? Sono molto preoccupata perché entrare lì dentro stamattina, vedere i forni spenti, tranne quello più piccolo che sta lavorando per la realizzazione di questa commessa destinata ad una grande distribuzione, è stata veramente un'impressione forte. Io mi auguro che veramente sia trovata una soluzione, sia trovata presto. Loro soffrono sia dell'aumento dei costi dell'energia, ma anche di un concordato che trascinano da alcuni anni. Io mi auguro veramente che anche questa intesa, che questo soggetto privato possa andare a buon fine entro la fine dell'anno e che quindi possa dare un respiro e una vita nuova alla nostra cooperativa del Vetro, a cui la città è profondamente legata. È un'azienda molto importante per il territorio, un'azienda che arriva con dei problemi pregressi che sono stati, diciamo, ancora di più ingranditi dalla grande crisi energetica e dalla crisi mondiale. Sicuramente un'azienda che dovrà creare una rivoluzione a livello di mercato e a livello di governance, perché si parla di possibile ingresso di nuovi soci e credo che quella sia l'unica alternativa, perché oggi essere piccoli significa non riuscire a sostenere questa guerra che si ha contro le compagnie multinazionali. Quindi se l'azienda riuscirà a trovare un partner, e sembra che ci sia la possibilità a trovare un partner, ristrutturare i debiti pregressi e poi soprattutto che il governo riesca a calmierare questi costi energetici, perché se sono veri i numeri che ci hanno fornito questa mattina, che sono aumentati per 7, è chiaro che non riusciranno mai a risalire e a risanare i propri problemi. Io me l'auguro di cuore, perché abbiamo visto tante tecnologie, tante maestranze, e credo che sarebbe veramente una tragedia perdere un'azienda del genere dal nostro territorio. Infatti anche la cooperativa si aspetta molto insieme ad altre aziende energivore da questo governo. Ecco, lei cosa ci può dire da questo punto di vista? Ieri si è insediato il nuovo governo di Giorgia Meloni, si aspetta una manovra importante sul fronte energetico. Mi aspetto una manovra importante dal punto di vista sia delle imprese, ma anche dal punto di vista delle famiglie. È sotto gli occhi di tutti il grande disagio che c'è a livello sociale per poter pagare le bollette. Le persone normali non riescono più ad arrivare in fondo al mese e non sanno se cucinare i propri alimenti oppure se riscaldare le proprie abitazioni. Ancora il freddo non è arrivato, ma fra poco purtroppo si dovrà fare questa scelta. E questo è un segno di una poca visione del futuro purtroppo dei precedenti governi. Adesso ci dovrebbe essere un'inversione di marcia e il lavoro sarà difficile, sarà duro, però è veramente uno dei primi obiettivi del governo.